Rimani, riposati accanto a me, non te ne andare, io ti veglierò, io ti proteggerò. Mia lesbia, atque amemus, rumoresque senum severiorum omnes unios estimamus assis. Viviamo, mia lesbia, ed amiamoci. 4.000 persone in piazza a recitare poesie d'amore per 4 giorni, 45 eventi, dal linguista della Crusca Francesco Sabatini, che racconta gli italiani e l'italiano, al campione olimpico di pugilato Clemente Russo, con la moglie Laura Maddaloni, campione mondiale di judo. Il fatto che i ragazzi abbiano aderito a questa iniziativa in maniera così massiccia e così evidente è sicuramente sintomo del fatto che c'è bisogno di poesia nella vita. Portare in piazza giovani e adulti su una tematica che poi appunto è la amore che comune a tutti, penso che sia veramente una bellissima iniziativa. Ben venga che le piazze del territorio si animino di pattuglie che a partire dalla poesia debbano essere, secondo me, un segnale di risveglio che è civile, che è non solo culturale, è un risveglio professionale. È la formula inedita per la prima volta alla prova di Festbook, il festival della creatività, dei libri e della follia, che parte il 25 maggio a Caserta, sparso in un fine settimana in tanti diversi luoghi della città. Caserta si candida a essere città della cultura e per fare questo lo vuole fare partendo dal basso, partendo dai cittadini, da chi ha voglia di dare un contributo. È nata da un'idea erasmiana, quindi una sana veramente follia, che è quella di un grande sogno, quella di fare di Caserta un sistema della cultura. Una iniziativa corale che nasce dal basso, dall'Università Luigi Vanvitelli, l'UCSIC di Caserta, le scuole, la Dante Alighieri, le associazioni e l'amministrazione comunale. Io credo che siano tre le motivazioni fondamentali. Una è proprio questa idea del occupare manu militari il territorio. Tra l'altro è un territorio difficile che spesso è stato occupato manu militari da altre organizzazioni che non portavano con sé la cultura. E l'idea di creare delle pattuglie poetiche di studenti ha proprio il senso di voler riversare la cultura che questi nostri studenti imparano nelle aule universitarie, nei loro percorsi di formazione, poterla riversare sul territorio.